dal tavolino, voglio il massimo che c'è. Ricette raffinate, come faccio a dir di no, Dino. Mi voglio far del bene, sono pochi favolosi, con ricette elaborate, sono buone esagerate. L'occhio mi vita, l'ho fatto matizza, la gola mi tira. È un fritto nobile, il piatto protagonista della puntata odierna delle grandi ricette di RTV 38. Perché un fritto nobile? Perché è fatto con dei pesci straordinari, si parla di cefalo, di razza, di soace. Sono pesci che molti definiscono dimenticati, noi li definiamo nobili. Pensate che su 730 razze diverse di pesci, noi ne mangiamo 30, tutto il resto si ributta in mare, è uno spreco incredibile. E poi noi oggi friggiamo con Massimo Marzili, chef del ristorante Pesce Briaco di Lucca, ma la frittura è un metodo di cottura, come può essere quello al forno, come può essere quello alla piastra. Fritta è buona anche una ciabatta, però bisogna saper friggere, allora vi diremo tutti i segreti della frittura. Importantissimo il punto di fumo. È importante conoscerlo, non bisogna mai arrivarci, perché nel momento in cui l'olio arriva al punto di fumo è giusto gettarlo. Ma noi vi faremo vedere come capire perfettamente il punto di fumo. E allora la spesa, il pesce, le verdure, tutte le cose, è andata a farla per noi Fiorenzo Bresciani, presidente dell'Associazione Uomini Casalinghi. Andiamo, andiamo che io friggi, vedi, ho preso anche una storta Fiorenzo, che devo fare? Ah, è successo tutto. Succede. E allora, scusa Fiorenzo, ti avevo detto il pesce. Oddio, mi sono dimenticato, vado a prenderlo subito. Vai. Intanto, ecco qua. Qui abbiamo le verdurine, friggiamo anche queste? Sì, certo, ho preso delle verdure semplici che possiamo trovare. Eccolo. Sempre. Eccolo il pesce. Allora, pesce. Vediamo cosa friggiamo, andiamo per ordine. Qui abbiamo cipolle, zucchini. Zucchine, abbiamo delle foglie di basilico e abbiamo del silene. Eccole, questo è quello che friggeremo, ma quello che è più importante è il nostro pesce, che lo mettiamo qui. Guardate che meraviglia! Allora, qui abbiamo la razza, no? Eccola qui già sfilettata. Però ci devi far vedere come si sfiletta in maniera corretta la razza. Questa è la razza intera. Guardate che bella. Poi qui abbiamo il cefalo e poi qui che sembra il pesce passera, ma invece è l'altro pesce. L'altro pesce, questa è una soace, chiamata anche zanchetta. Ecco, non si trovano così facilmente questi pesci. Perché? Perché è la domanda che genera l'offerta. Quindi voi dovete chiederlo, dovete chiedere la razza, dovete chiedere tutte queste cose, perché poi allora il fornitore le porta. Quindi attiva. Mi raccomando. Come si pulisce la razza? Guarda, io ti tolgo questo, puliscila lì al centro, così si vede, ti tolgo anche questo. Sì. Ecco, lì al centro, così vediamo bene. Intanto Fiorenzo è andato nella sua postazione. Benissimo. Puliamo questa razza. Ora, la razza è vero che fa tanto scarto, però con lo scarto ci facciamo il fumetto. Però, no? Infatti, come hai visto, io la lisca l'ho lasciata, che poi verrà usata per altre situazioni. Eccoci qua. Vediamo la pulizia di questa bellissima razza. Lì. Facci vedere come si fa. Togliamo le ali, che è quello che ci interessa di più. Una volta che abbiamo tolto le ali, incidiamo. È importante anche avere dei coltelli giusti per pulire, no? Certo. Per esempio questo è un coltello lungo, stretto, affilato, è perfetto. Magari perché se uno non deve fare troppa, in poche parole, più è largo e più fa aderenza sulla polpa. Invece in questo modo, essendo un po' sottile, questa aderenza non ce l'abbiamo. E allora è più comodo sfilettarla. Una volta che abbiamo levato i due filetti sotto e sopra, naturalmente sulla pancia la razza è più sottile, mentre sulla parte superiore è più polposa, c'è un po' più di polpa. Bene, questo avete visto come si pulisce la razza. Leviamo la pelle. Sì.
Leviamo è la pelle. Parte, è la parte più... Attenzione, perché poi nel fritto è importante la pastella. Si può friggere in tanti modi, si possono fare le pastelle con le uova, si può friggere in tempura e quindi magari usare lo shock termico mischiando una farina con l'amido di mais. Insomma, ci sono tanti modi. Esatto. Noi come friggeremo? Allora, noi andiamo a friggere facendo questo, usando questo concetto, cioè unire la farina con una parte di amido di, in questo caso è fecola di patate, una percentuale che poi la diremo a fine puntata per quello che riguarda la pastella e un'altra percentuale per quello che riguarda lo spolvero. Il pesce viene fatto con lo spolvero, cioè allora, con le farine. Benissimo, unite. Allora noi usiamo farina Menchetti, che è una farina vecchia, perché molti dicono farina antica, ma non vuol dire niente, perché antico è il farro che ha 5 secoli. Queste farine sono farine fatte da Nazareno Strampelli nel periodo del 1930-25, quel periodo lì, quindi sono farine vecchie, hanno un secolo, no? Certo. Allora, vediamo anche come si pulisce l'altro pesce. Andiamo per ordine. Abbiamo pulito la razza, adesso che cosa puliamo? Facciamo il filetto del con calma, spiegalo bene ai nostri telespettatori, allora, perché è importante. Quando il cefalo supera una certa pezzatura è sempre conveniente iniziare dalla schiena. Quando sono piccoli non importa, si fa un taglio netto. Ecco, però vedete, l'importante, fermati, lui va verso la testa, sì, e poi gira in questo modo e va in fondo. Verso il basso. È quello il trucco, dovete andare verso la testa e poi fare uno scovolino e vedete, si va in fondo, perfetto. Questo è il cefalo. E poi puliamo quindi anche... La zanchetta. La zanchetta, che è della famiglia, sembra quasi una sogliola questa. Esatto, è della stessa famiglia. Una passera di mare, insomma. Esatto, l'unica cosa che c'ha di diverso è il prezzo. Costa 5 volte meno della sogliola. Anche sei. Ecco, e forse sta in acque migliori. Probabilmente sì, non sempre si trovano così grandi, infatti quando ci sono è importante trovare e prenderle, in questo caso è molto... Allora, mamme, volete dare da mangiare il pesce giusto ai figli, la sogliola è facile da pulire, eccetera. E chiedete il soace, chiedete il pesce passera, che ha le stesse proprietà ma costa 5 volte meno, per cui, no? Qui poi siamo sensibili, siamo in una zona dove si fanno gli affari giusti, siamo nel territorio della Lucchesia. Bene, allora, il pesce è pulito, dopo lo tagliamo a filetti. Ora, dobbiamo impararlo e friggere, no? Esatto. Benissimo, quindi possiamo passare a spiegare allora dettagliatamente come prende origine questo pesce, questo fritto nobile che noi vi proponiamo alle grandi ricette di RTV 38. Che succede adesso? Allora, adesso leviamo questo. Questo mi serve per le verdure. Mettilo qua, bene. Adesso quindi si infarina, si questo, impana. Questo è esatto, infatti si chiama spolvero per quel motivo lì. Lo spolvero viene fatto in come dicevo prima, unendo assieme due farine, o meglio, una farina. Questa che farina è? È una farina zero. Zero, bene. E il fecola di patate. Pari quantità. Stessa quantità. E questo è pronto per passare il pesce. Oh, quindi il pesce si passa qui dentro e poi si frigge. Allora attenzione, perché adesso entra in campo il punto di fumo. È fondamentale capire bene il punto di fumo, perché se si passa il punto di fumo, ecco che il fegato fa molto male al nostro organismo, al fegato, eccetera. Allora, mettiamolo in evidenza l'olio, no? Perché c'è un segreto che ora Maurizio ci spiega per far vedere come si capisce il punto di fumo. Non occorre avere strumenti, no. C'è il segreto. Allora, mettiamolo bene con calma al centro mentre tu pulisci le verdure. Certo. Intanto Fiorenzo, che cosa si smacchia oggi? Che si fa? Macchia di cera, la macchia di cera, come va via la macchia di cera? Ah, lui fa le scenette a lume di candela. Oggi è a lume di candela e poi dopo c'è la macchia di cera, Oggi la vedo dura, E come si manda via? Piano piano, si manda via col ferro da stiro. E con la carta assorbente. Col ferro da stiro e con la carta assorbente, roba da matti. Aspetta che voglio centrare bene.
rovescia. Attenzione, non si rovescia. No, no, questo va centrato bene. Guarda, mi mette anche gli occhiali. È fondamentale, ecco, capire bene le cose. Eccolo qui. Oh, punto di fumo. Una volta per tutte facciamo chiarezza. Allora, macchia di cera. Cera rossa, falla vedere al nostro operatore. Cera rossa, mamma mia, qui chissà che si è combinato. Sì, l'estate porta. A Pietrasanta, eh? Ok. Vai. Lui quindi prosegue. Io proseguo. Prosegui con la sua... vai avanti a smacchiare, che noi aspettiamo che il nostro olio vada in cottura, no? Certo, arrivi almeno sui 170. Oh, vedete il nostro grande casalingo che con il ferro e la carta assorbente riesce a mandar via. Ce la farà o non ce la farà il casalingo a vincere anche questa macchia di cera? Ce la farà? Non lo so. Che dici, Maurizio? Ce la fa? Ah, mi sembra in gamba. Già è di Pietrasanta, la cosa mi piace. Ecco. E allora, vai. Eccoci qua. Ma il ferro, che tipo di ferro è? Normale? Qualsiasi ferro da stiro, qualsiasi. Basta non metterci acqua dentro. Ah, asciutto, non bisogna metterci l'acqua? Nel assolutamente no. Quindi ecco, attenzione, non sparate il vapore perché sennò non va via la macchia. Guarda già come l'assorbe, guarda. La macchia è già quasi sparita. Questo è un grande trucco, Con il ferro da stiro si smacchia la macchia di cera. No, ma poi è veloce, si fa presto. Davvero, ma in 4.48? 4.48. È il mago del pulito, il nostro Fiorenzo Bresciani, in 4.48. Ma l'hai mandata via? Ma guarda, voglio venire a vedere perché... Ci è rimasta ancora un po'. Sono anche zoppo, io lo vedi. Allora, fammi vedere. No, un po' c'è. No, è andata via. Ma dove è andata via? Aspetta. Non avere fretta. Non fare il furbo, guarda, non si vede il telecamera in rosso. Romina dice andata via. Non avere fretta, allora con calma. Bisogna stare lì, c'è anche il famoso olio di gomito. Certo, molto importante quello. Allora, qui come andiamo? Io volevo far vedere innanzitutto la pastella che abbiamo fatto. Allora, se la vuoi far vedere, si sposta questo. Mettila lì e vediamo la pastella. Allora, la pastella, questa è la densità che ci serve. Questa è composta da 250 grammi di farina e 100 grammi di fecola. Noi la farina Menchetti, ci piace, certo, quella lì. Certo. Pesata, mi raccomando, devono essere pesi certi, perché altrimenti abbiamo poi una colorazione diversa nel momento in cui andiamo a friggere. E adesso il punto di fumo. E adesso vediamo come. Lo rimettiamo qui bene al centro, perché è fondamentale il punto di fumo. Eccoci qua, perché ci siamo. Questo è il modo che ogni casalinga può vedere se l'olio è abbastanza caldo. Per friggere bene a noi ci interessa il volume dell'olio. Oh, stiamo friggendo con l'olio di arachidi. Olio di arachidi. È importante perché a seconda del tipo di olio cambia il punto di fumo. Io dico sempre, l'olio extravergine d'oliva cioè è una frittura importante, forse con la carne, con un agnello può... Però l'olio di arachidi è perfetto. Perché abbiamo due risultati diversi. Questo è fatto da un frutto secco, che è l'arachide, e l'altro invece viene fatto da un frutto fresco, che è l'oliva. Perciò due situazioni completamente diverse. Uno conferisce più gusto, che è l'olio, che è l'extravergine, mentre questo, diciamo che dà meno sapore al prodotto. E quindi sul pesce è adatto questo, come certi tipi di oli liguri che sono più delicati, sono più adatti sul pesce. Allora attenzione, momento fondamentale. Da una parte ci abbiamo Fiorenzo che cerca di smacchiare una macchia di cera e al centro della nostra postazione abbiamo Maurizio Marzilli che vi fa vedere il punto di fumo. Allora, come ci rendiamo conto? Facciamo cadere 1001, 1002, 1003. Ecco, questo è il momento in cui dobbiamo cominciare a friggere. La pastella va sul fondo, in 3 secondi risale lentamente, siamo intorno ai 170 gradi. Quindi bisogna contare 1001, 1002, se non veniva su bisognava aspettare. Se viene su troppo rapidamente, cioè a 1001, allora che si fa? Si lascia una percentuale di olio freddo da un lato, si aggiunge un po' di olio freddo. Ecco, quindi la formula magica per capire il punto di fumo ce l'ha spiegata bene il nostro chef Maurizio Marzilli. Bisogna dire 1001, 1002, 1003, se viene su è perfetto, se non viene su aspettiamo
di scaldarlo. Se viene su prima, aggiungiamo olio freddo finché non si risponde alla formula magica. Voglio provare. Fammi vedere, no. Voglio rifare. No. Con questa. Ah, con, ah, con la pastella. Aspetta che ti prendo. No, no, ma che faccio col dito. Vai. Allora, provo io, eh. Vado. Basso. 1001, 1002, 1003. Eccolo lì. Perfetto, perfetto. Bravo. Bene. Allora friggiamo. E allora iniziamo a friggere. Fiorenzo, allora... La vedo dura, la vedo dura. Ah, oggi ammetto, sarà dura per il nostro casalingo. E lui rimedio semplice, perché qui proprio ferro e carta assorbente. Carta assorbente. Intanto noi friggiamo. Parti dalle verdure, perché? Parto dalle verdure perché mi serve una temperatura controllata, leggermente più bassa, per una questione di acqua. È importantissimo capire quanto i prodotti che noi andiamo a friggere contengono acqua. E le bollicine che vediamo cosa sono? Cos'è? È interessante capire il movimento. Cos'è? Anidride carbonica? No, 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 è la scomposizione dell'acqua. In poche parole noi usiamo... già, acqua e olio. Usiamo l'olio come conduttore di temperatura. Le verdure più sono fresche e più abbiamo il risultato migliore. Cosa accade a queste verdure? Semplicemente perdono acqua. Nel momento in cui noi l'abbiamo messa dentro all'olio, l'olio non fa altro che trasmettere a queste verdure il calore, trasforma l'acqua che è presente dentro alle verdure in vapore e comincia il Ma infatti, il perché la frittura perfetta è quella che fuori è croccante e dentro sembra quasi di mangiare una cosa lessa. Infatti. È quella la bellezza della frittura, bella sigillata, perché a volte ci sono delle fritture dove entra dentro l'olio e lì poi si sta male. È interessante capire il perché. Nel momento in cui noi abbiamo questa ebollizione, l'olio viene tenuto all'esterno. Nel momento in cui questa ebollizione comincia a rallentare, dobbiamo essere capaci noi a toglierla nel momento giusto. Perché? Perché altrimenti abbiamo l'inserimento dell'olio. Finisce la pressione. Interno e esterno finisce la pressione del vapore, ecco che l'olio penetra. Perché friggere è un metodo di cottura. È importante anche la pentola. La che pentola sia una alta. Pentola fonda. No, le padelle larghe non vanno bene per friggere. Devono essere alte. Padelle anche, ma alte. E poi è fondamentale, la mia mamma ci teneva da morire, per esempio avere la padella di ferro. Sì. Perché la padella di ferro dà molto, conduce bene il calore, esatto. Trattiene il calore, per friggere è perfetta. È perfetta perché ti crea molti meno problemi per quello che riguarda lo sbalzo termico. Sì, sì, a voi costano anche quelle buone un po' alte, ma è una spesa che si fa una volta nella vita. E io l'ho ereditata dalla mia mamma, padella eccezionale dove si frigge. Quindi a questo punto andiamo, io sono curioso di sapere. Fiore, allora? Guarda, sono quasi arrivato al punto che la macchia non c'è più. Certamente va messa in lavatrice, va lavata in lavatrice dopo. A quanti gradi? Come? A 40 gradi, 40 gradi. Aspetta, stai fermo, che vengo lì. Sì, vediamo. Sì, devo darne atto, via. Romina, ce l'ha fatta dura, anche questa volta, ce l'ha fatta, sì. Vediamo atto, via, va bene. Comunque la mettiamo in lavatrice. Ti facciamo un piattino di fritto. Bravo. Certo che camicina, Guarda, guardate com'è stirata la camicia del casalingo, è perfetta. Prossima volta ti do anche la mia. Certo, come non volentieri. È perfetta la camicia del casalingo, E intanto qui si frigge, mica con l'acqua. Mica si frigge. Con l'acqua. Allora, ci siamo quasi. Cominciamo a vedere che il fritto rallenta l'ebollizione. Vedete, perciò è vero. Ci siamo. È come avere un grafico, no? Da 100% di acqua andiamo all'80, al 70, al 60, finché non arriviamo al 20%. Leviamo. Dopodiché noi leviamo questo fritto. Spettacolo. Acceleriamo un po', Perfetto, eccoci qua. Che spettacolo! Che croccantezza! Una volta che lo togliamo, lo lasciamo bello largo, sì. Non sovrapposto, e poi andiamo a buttare dentro il pesce. Ecco, questo lo mettiamo qui e tiriamo dentro il pesce. L'olio è sempre a temperatura. Sì. Bisogna rifare la prova? No, non importa. Puliamo. E friggiamo quindi adesso nell'ordine... Nell'ordine è indifferente perché abbiamo fatto dei... pezzettini, abbiamo reso tutto uguale. Bene. Perciò il tempo di cottura è lo stesso. Bene, molto bene. Allora infariniamo e sì. Senti Romina, ma su questo frittino che cosa ci beviamo? Io ci abbinerei un DOC semplice bianco.
Uvaggio? Uvaggio è Trebbiano, Chardonnay, Vermentino e un pochino di Malvasia. Senti, servito a che temperatura? Perché è importante anche la temperatura, il fritto è caldo, quindi non eccessivamente freddo, immagino. 12 gradi, 10-12 gradi. 10-12 sì. Gradi come temperatura. Invece questo vino di gradazione alcolica quanto ha? 13,5. 13,5, ma quando i vini sono buoni la gradazione alcolica non si sente. E intanto il nostro fritto sta prendendo forma, un fritto nobile fatto con pesce nobile, 730 razze diverse di pesci, noi ne mangiamo 30 o 40, li ributtiamo in mare, allora chiedete al vostro pescivendolo quando andate al banco della Coop piuttosto che un altro supermercato, chiedete la razza, il pottino, in questo caso il soace e il cefalo, chiedete questi pesci, la costano sciabola, poco tutto. E valgono tanto. Quindi la frittura c'è quasi, sì. E adesso, secondo. Importante il discorso che volevo fare anche sulla carta gialla, no? Avevamo qui un foglio di carta gialla da qualche parte. Ecco, perché la carta gialla, ecco, deve essere questa, non so se si vede, cioè c'ha uno strato, vedete, lucido. Questa è la carta gialla giusta per accogliere il fritto. Non prendete le altre perché vanno bene per gli imballaggi, ma non per gli alimenti, potrebbero essere tossiche. Quindi questa lucida. Prego allora, maestro. Come vedete il fritto non è colorato, rimane chiaro. Tiralo su, bellissimo, bello bianco, mamma mia, che fritto. Un fritto così è veramente un fritto da re. È il grande fritto delle grandi ricette di RTV 38. E allora una volta ogni tanto si frigge, ma facciamolo bene. Io adesso sposto questo, così metti il nostro fritto al centro. Intanto Romina apre il vino. Eccolo qua, il nostro fritto al centro, con la cartina gialla, quella, come abbiamo detto, giusta. Vediamo un po' se riusciamo a avere la giusta inquadratura, che è questa per il nostro gran finale del fritto che ci ha realizzato Maurizio Marsili del Pesce Briaco, una grande passione la tua anche per la salute rivolta al cibo, no? Ma indubbiamente, perché la prima cosa che dobbiamo fare è proprio quella di studiare, no? la nutraceutica, cioè cosa ci può dare il prodotto che mangiamo, questo è quello che ci deve interessare e non semplicemente cambiargli di gusto. Che in quel momento lì, nel momento in cui facciamo questo cambio di gusto, diventiamo degli alchimisti e non dei cuochi, ecco, il cuoco alla... Ma infatti noi amiamo chiamare non chef, cucinieri, quelli che sono da noi, perché è il cuciniere quello che fa la cucina. In questo caso si esalta il sapore della razza, si esalta il sapore delle verdure e vi abbiamo proprio fatto vedere, credo spiegato in maniera perfetta, vero Romina? Si è capito tutto? Perfettamente. Una frittura corretta. Allora una volta ogni tanto facciamoci una bella frittura, però fatta per bene. Fiorenzo, è riuscito? Sì, come Vieni con noi allora Fiorenzo, vieni qui, perché ancora una volta il presidente dell'associazione Uomini Casalinghi è riuscito a mandar via la macchia. Io non posso stargli accanto, c'è una camicia troppo stirata. Vengo di qua Romina, è vengo vero, da te. È vero. Ok, allora Maurizio, grazie per averci regalato questa ricetta, una ricetta perfetta, salutare, gustosa, nutriente, da tutte con sé. Sì, sì, molto interessante, che poi può essere variata durante l'anno con i pesci che troviamo al mercato. Ecco, perché i pesci hanno una stagionalità, ricordiamocelo, quindi nel periodo estivo c'è quasi tutto, insomma. Quasi tutto. Sì. Quasi tutto nel periodo estivo. Cominciano a mancare poi le acciughe, cominciano a mancare altri tipi di pesce, però... Diciamo che il miglior periodo è settembre e l'aprile per i pesci. Ecco, quindi vi diremo anche nel corso delle altre puntate tutta la stagionalità. Adesso però facciamo quelli più che ci sono di più. D'estate, certo. Qual è il pesce più frequente? Ma diciamo che abbiamo la razza che è stanziale, perciò c'è sempre, il sugarello c'è sempre. Cominciamo con le triglie, cominciamo con le ombrine. Queste sono tutte cose che troviamo spesso e volentieri. Bene, mentre a ottobre? Ottobre cominciamo con le seppie, cominciamo con
le triglie, cominciamo con i pesci che poi diventeranno pesci invernali, adesso qualche sgombro e poi più avanti ancora altri. Bene, allora con l'inquadratura del nostro pesce nobile e con il cin cin dei grandi vini della Badiola, vi diamo appuntamento a domani per un'altra straordinaria, incredibile, grande ricetta di RTV 38. Cin cin! Oh, mi stiri la camicia, Certo, certo.